E oggi vi voglio parlare della mia attrezzatura da casa. Eh sì, mi tocca farlo da casa. Avevo già messo un video qua sul canale 3 anni fa, ma nel frattempo ho fatto giusto qualche chilometro. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops. E siccome ho cambiato parte dell'attrezzatura, parte quasi tutta, ho pensato bene di farvi un nuovo video. Partiamo dai Big 3, anche se sarebbero i Big 4, non so perché, ma Terassino non se lo considera quasi nessuno. Lo zaino più grande che uso è l'Hyperlite Mountain Gear, quello che mi serve quando uso la tenda, per capirci, e devo dire che è lo zaino più comodo che ho mai usato. Struttura minimale, cintura lombare comodissima con tasche enormi e il Dyneema è... wow. È un vero carro armato, lo sto usando da 3 anni ed è davvero resistente e super affidabile. Per le uscite più corte o per i cammini in cui non mi serve la tenda, invece, uso il Pop Easy di Gpax. È un 25 litri, frameless, che ha già all'attivo tanti chilometri perché mi ha accompagnato sul cammino di Santiago e quindi praticamente è già un veterano. Minimale, comodo e i colori che ho scelto mi piacciono un sacco. La tenda che mi ha accompagnato nella maggior parte delle mie esperienze è la Nemo Hornet da due persone. Semi freestanding, super spaziosa, in certe occasioni anche troppo, e di un verde fighissimo, anche dal design fighissimo secondo me. Quest'anno però ho voluto abbassare ulteriormente il mio base weight e ho acquistato la Lunar Solo della Six Moon Design, quindi una trekking pole tent, e niente, mi sono innamorato. Tenda da una persona, immensa, comoda, leggera, cioè perché non l'ho presa prima? Sto usando per quasi tutte le mie esperienze il quilt, la quilt, come cacchio si dice sono ancora confuso, della Cumulus, il 450 che è quello più pesante della linea, ha meno un grado di temperatura comfort, costa l'ira di Dio ma più spendi e meno spendi e io mi sto trovando benissimo. Fra l'altro l'ho danneggiato, ma Cumulus dà la garanzia vita e quindi me l'hanno riparato gratuitamente. Servizio top. Poi ho anche un sacco pelo che uso veramente poco perché non tiene grandi temperature e infatti l'ho usato a Santiago dato che dormivo dentro, ma sì, non uno dei migliori acquisti, ma un uso gliel'ho trovato comunque, dai. Il re dei materassini gonfiabili, comodissimo, leggero, anche questo costa tanto, ma dopo che ci dormi su anche solo una notte noti la differenza con gli altri. Sto seriamente pensando però di prendere la versione più larga per vestirmi un po', vedremo, e se vinco il gratta e vinci magari me lo concedo. Questo è sicuramente uno dei miei indumenti preferiti dell'ultimo periodo, leggerissimo ma tiene tanto caldo, il cappuccio che copre anche tutto il collo è una bella comodità e il colore è fighissimo. Grazie Gpax per questo regalo. E PS, non sto dicendo che si sta bene solo perché mi sponsorizzano, eh. È davvero una figata di prodotto. Ogni tanto uso anche questi due pile felpe per situazioni meno fredde, e invece questo è il caro vecchio pile di sdaio che tengo per le situazioni veramente freddissime, ma ormai è fuori produzione quindi andiamo oltre. Sono passato alle magliette in lana merinos perché con queste puoi stare tranquillo che se anche non ti lavi per giorni gli odori non daranno fastidio. Inoltre il merino è termoregolatore, quindi top, e niente, sia maniche lunghe che corte, così le posso usare sia quando cammino che quando mi fermo la sera. Quelle di Decathlon bene, quelle di Smartwool invece sono di un livello altissimo. Il guscio che uso per la stagione fredda l'ho preso di un colore caldo, invece per l'estate ho preso l'Helium dell'Outdoor Research perché è uno dei più leggeri sul mercato, sperando che tenga botta ancora un'altra stagione perché di strada ne ha fatta tanta anche lui. In giro ci siamo io, i vermi e le lumache. Che sia stato inverno ho sempre con me questo piumino che ovviamente lo uso per scaldarmi, ma dopo vi faccio vedere anche che utilizzo. Acquisto veramente ottimo sono stati i pantaloni perfetti per affrontare la Patagonia e il Kungsleden, e in più si asciugano in frettissima. Sono belli? No. Hanno le tasche? No. Ma per stare comodi e caldi alla sera, che sia tenda o bivacco, sono la scelta migliore, in più super economici. Questi pantaloncini in realtà non li ho ancora provati, ma dato che i miei vecchi e amati Nike erano arrivati a fine carriera ho dovuto cambiarli, vi saprò dire. Per ripararmi dalla pioggia uso i pantaloni antipioggia di Decathlon, quelli da primo prezzo, fanno il loro dovere, sono leggeri e costano poco. Questi pantaloni di Forclaz li usavo prima di passare ai pantaloncini da running, ma ora dato che sono modulabili li uso in inverno. Per l'estate uso dei guanti leggeri da running e dei guanti idrorepellenti, che però in realtà non servono molto e non so se li userò ancora. Per l'inverno invece ho questo paio della Forclaz. Per tenere al caldo la testolina, in realtà prendo su quello che mi capita, anche se la maggior parte delle volte ho questo berretto di Luke o quest'altro di OVS. In Cile ho sostituito il mio vecchio cappellino della Columbia con questo fighissimo della Buff che è piegabile e ha la visiera morbida, così sembra ancora più un deficiente.
E uso le calze dell'Oxigo da anni, per ora sono le migliori che ho mai usato e poi mi piace combinare i vari colori. Se invece devo tenere il piede al caldo, uso le calze della Zaio in cordura e lana. Una bandana non fa mai male, la si può usare per 2000 cose. Senza ombra di dubbio, le mie scarpe preferite sono le Bushido 2 di La Sportiva. Sono scarpe da trail running, ma le uso veramente per farci tutto. Hanno la pianta stretta e sembrano un guanto per il piede. È vero, si sentono tante asperità del terreno, ma danno un feeling assurdo e il grip della suola è eccezionale. Per un certo periodo ho usato le Lycan, sempre di La Sportiva, ma erano in Gore-Tex e comunque mi hanno abbandonato dopo pochi chilometri. Per l'inverno uso degli scarponi di Saleva, modello di qualche anno fa, ma li cambierò più presto perché ogni volta mi fanno venire una vescica sui talloni. La vera ciabatta da hiker, imbattibile, ci si possono anche affrontare le paludi svedesi, news approved. Per riparare gli occhi uso queste Oakley che ormai hanno conosciuto tante battaglie. Altro sponsor del canale, li sto testando da qualche mese e devo dire che un manico così comodo non l'ho mai provato. Per il resto sto cercando di capire quanto sono soddisfatto. Vi farò sapere. Ti porgo il mio sacro bastoncino che ha compiuto 3/5 del Kungsleden e ti consegno la missione di portarlo alla fine del Kungsleden. Quindi io per questo ti nomino cavaliere del mio bastoncino. Per picchiettare le tende uso i picchetti della Nimo che erano in dotazione con la Hornet e quando ho acquistato la Lunar Solo ne ho presi 3 in titanio della Vargo. Leggeri e comodi, ma se il terreno è morbido non fanno molta presa. Per banconote e carte uso questo portafoglio di Montbel, molto comodo. Per tenere a portata di mano telefono, portafogli e altri piccoli oggetti ho iniziato ad usare questa tasca di Gossamer Gear ed è forse uno dei migliori accessori che ho mai usato, tanto comodo. Per tenere in ordine al sicuro dalla pioggia ho un esercito di dry bag da poter usare a seconda delle necessità, qualcuna di Amazon, qualcuna più pregiata. Un accendino per cucinare o per altro torna sempre utile. Non ho mai dedicato grandi budget alle ciaspole, infatti queste me le hanno regalate e usate. Certo, non sono il top, ma fanno quello che serve e forse più avanti me ne prenderò un paio più performante. Ramponcini da ghiaccio presi su Amazon, non servono altri modelli più costosi secondo me. Ghette basse leggere, molto comode. E questo lo uso per fare la legna, principalmente quando vado in bivacco e ha una lama eccezionale. La sacca di gonfiaggio del materassino, che diventa anche sacca per la tenda o per qualsiasi altra cosa io voglio proteggere nello zaino. Questo seatpad l'ho ricavato tagliando un materassino da yoga, soluzione economica e pratica. Prima vi ho detto che il piumino aveva anche un altro uso. Beh ecco, è l'imbottitura di questa federa e così ho il mio cuscino super personalizzato. E PS, la federa me la sono fatta fare, non la trovate in commercio. Retina da testa per proteggersi dagli insetti che avevo preso per gli Kungsleden, ma ora è inutilizzata. Per essere certo di non bagnare nulla all'interno dello zaino uso un sacco della spazzatura. E in questa busta ho tutte le patch per eventualmente riparare tenda e materassino, ma speriamo di non doverle mai usare. Per cucinare solitamente uso il Jetboil Zip, che magari non è la soluzione più leggera, ma sicuramente è quella più efficiente per il consumo di gas. Sul Kungsleden ho fatto 10 giorni di pasti con una bombola del gas piccola, quelle da 180 ml per intenderci. In alternativa uso un classico pot in titanio super leggero, abbinato a questo fornellino che sarebbe l'imitazione del più famoso BRS, così è una soluzione più leggera rispetto al Jetboil. Soprattutto in bivacco mi porto dietro questo bicchiere in silicone, comodissimo, occupa poco spazio, e per mangiare mi trovo bene con questo cucchiaio in titanio. Quando mi serve un coltello uso questo richiudibile che mi ha regalato il mio migliore amico, ha una lama eccezionale ma non penso che questo modello sia ancora in commercio. Per filtrare l'acqua uso il Katadin con il bladder da 1 litro e adoro questo filtro, ha un grande flusso e la vescica è di ottima plastica. In abbinata al filtro uso questa soft bottle di Platypus quando voglio stare basso coi pesi. Quando invece non me ne frega una mazza, uso una classica Nalgene che è sempre una gran borraccia rigorosamente tappezzata di adesivi. Se voglio portarmi la grappetta in bivacco ho questa fiaschetta in metallo di Tiger, economicissima. Taglierino artigianale fatto sempre da quell'anima pia che mi ha regalato il coltello. Piccolo contenitore per il sale grosso, che poi sarebbe un contenitore da viaggio per le creme. E solitamente uso le cartucce del gas da 180 ml. Per finire, i sacchetti Ziploc di Ikea. Ci sono di 1000 misure, plastica affidabile, e li uso sia per il cibo che per qualsiasi altra evenienza. Davvero un must have. Tutto il kit lo tengo dentro a questa piccola dry bag rossa in modo da capire che si tratta di quella per le emergenze e all'interno di solito tengo un normalissimo burro cacao, uno spazzolino da viaggio, mi trovo bene con questi fatti da due parti e ho iniziato da circa un anno ad usare il dentifricio in pastiglie, davvero super consigliato. Deodorante in crema che tengo dentro un boccettino uguale a quello del sale, tappi per le orecchie, fondamentali per isolarsi, carta igienica, non serve che spieghi immagino, e in abbinata uso questa paletta in modo da non lasciare le mie tracce all'aria aperta. Quando
quando ho finito di fare il tutto, mi igienizzo le mani col disinfettante della Decathlon, praticamente è diventato l'odore ufficiale della montagna per me, e spesso con me ho anche delle salviette umide, purché siano biodegradabili. Per tutte le altre esigenze di pulizia, che sia corpo o oggetti, mi sto trovando bene con questo sapone della Sea-Doo Summit, anche questo eco-friendly, e a 33 anni posso ancora permettermi di usare dei cerotti dalla grande personalità. Ovviamente non possono mancare i Compid per le vesciche ai piedi, si sa mai, e mi porto sempre qualche medicinale per le problematiche che affronto più spesso. Per completare il kit tengo anche pinzette, forbicine e la fondamentale coperta isotermica, assolutamente da avere. Forse questo satellitare è il pezzo di equipaggiamento più utile che ho, non tanto per una questione di navigazione quanto per la sicurezza. Vi giuro che da quando ce l'ho mi sento decisamente più tranquillo, soprattutto se sono da solo. Costa tanto, ma vale tantissimo. La mia torcia frontale è di ogni uscita, è vero, alla massima luminosità non ha tanta autonomia, ma il rapporto peso, durata, affidabilità è altissimo. Ho due power bank da 10.000 mAh l'uno, così in base al tipo di trekking posso farmene bastare uno solo, o se devo affrontare tanti giorni fuori li prendo entrambi. Di solito porto un cavetto per tipo per i vari dispositivi, e per fare i miei video uso la Sony ZV-1, che secondo me è una macchina fantastica, gira in 4K, un'immagine bellissima, secondo me è l'ideale per l'outdoor. Io ci ho attaccato anche l'impugnatura aggiuntiva per renderla più ergonomica ed è una bomba. Ovviamente mi servono anche le batterie di scorta, un piccolo caricabatterie, e l'audio della Sony è già ottimo, ma spesso uso anche il microfono esterno col gatto morto. Per le inquadrature statiche ho questo treppiede piccolo del Manfrotto, e l'ultimo accessorio per la macchina fotografica è la clip per tenerla sempre sullo spallaccio. Per me è il sistema più comodo per averlo sempre a portata di mano. Uso anche la prima versione del Mavic Mini, drone che dà sempre tantissime soddisfazioni ma anche qualche dispiacere. Mi sono perso il drone, non ho più un drone. Adesso mi vedete calmo, tranquillo, ma ho sclerato un po'. E questo è il suo controller. Per registrare tutto uso le SanDisk Extreme da 128 GB. Poi ho acquistato una presa multipla e una presa di quelle con tutte le spine internazionali, che è molto comoda quando si viaggia, molto meno comoda per l'ingombro. Ho un iPhone 11 che uso ovviamente sia come telefono, ma anche per consultare le mappe quando sono on trail, per ascoltare la musica e per fare qualche clip video e foto quando ho la Sony in scarica, ad esempio. E appunto, dicevo, per ascoltare la musica ho un paio di cuffie Apple, rigorosamente con filo. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Io cerco di mettervi tutti i link che trovo di questi prodotti qua sotto in descrizione, e questa ovviamente è una lista di tutto quello che ho, non vuol dire che ogni uscita mi porti dietro tutte queste cose, Lo dico a scanso di equivoci. E mi raccomando, non prendete questa lista come un elenco di cose perfette per tutti, perché è sempre importante capire le proprie esigenze, provare, testare. Quindi usatela come spunto, ma fate le vostre opportune valutazioni. Ci vedremo prossimamente se cambia qualcosa, ma di sicuro cambierà qualcosa. Raga, è stato bello! Io adesso metto via tutto. Alla prossima!